Super Godo! Non l'ho registrata, non fa niente. Ho visto che era veloce, allora ho iniziato la registrazione, non fa niente. Va bene, è Paul, di 4 decimi ho alzato il carico al massimo, per quello, capito, più facile in curva. Precisa. Sprint, race, c'è la pioggia, quindi 5 giri. Caro vecchio tricolore. Allora, ci andiamo? Ok. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Assolutamente, le gomme devono... Bisogna abbassare la pressione delle gomme quando piove. E andiamo. Partenza come al solito. Dai, 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 batterie! Fa niente, ti mollo la staccatona, bastardo. No, sono davanti, sono davanti. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, fa niente. Ho usato il rewind, non me ne frega un cazzo. Sono davanti, non mi interessa. Vaffanculo, va. Ma vai a fanculo, bastardo inglese, figlio di vacca. Cosa buona, non ci sarà il DRS. Quindi non posso farmi passare su questa pista, è un Monte Carlo nei boschi. No, cazzo, no! Queste cazzate! Può essere forse la prima vittoria in una sprint race, perché mi sembra che non ho mai vinto in 6 stagioni. Troppa benzina inutile, vedi, più due giri di che coglione. Oh, io guardo sempre la benzina, adesso mi sono accorto che ho dimenticato di abbassare i chili di carburante, coglione. Metto un po' di on board così. È difficile qua, non riesco tanto.
Ho perso mezzo secondo su Leclerc. Cazzo. No, non ci riesco. Vaffanculo. Ma un attimo, vaffanculo, un ragno di merda, che spavento. Continuiamo da qua. Il crack si è avvicinato perché io ho fatto cazzate. Se non ne faccio altre la vinco. Ma no, madonna, no, no, ma che due palle sta pioggia di merda. Dai, dai, manda indietro che ho fatto una cazzata. C'è mai stata una safety car in una sprint? Boh, non mi ricordo. Sarà dura con l'asciutto, perché poi lui avrà DRS. O abbasso l'alettone davanti per avere un po' più di velocità. Questo non importa ora. L'importante è che ho vinto la sprint. Adesso passa, fai come vuoi, fai il cazzo che vuoi. Davvero fenomenale, un podio fantastico. Andiamo, andiamo. Hai guidato senza sbavature. Sono orgoglioso di te. No, massimo carico e fa niente. E poi mi difenderò, mi taglio la strada, qualcosa mi invento. Si riflettono sulla... Benvenuti all'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Prima di iniziare. Comunque è nuvolo, non soleggiato, nuvolo, ma non piove. Quindi anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Faccio 16,5 davanti 26. No, voglio carico, non mi interessa. Voglio un'auto che sta per terra bene.
Bravissimo, bravissimo, che partenza, gli ho tagliato la strada, sto stronzo. Guarda che infame. Dai, andiamo via adesso. No, il fondo, il cazzo, un po' danneggiato. Figlio di puttana, stai dietro. No, aspetta, dove cazzo guardo? Guarda, guarda che bastardi. Vedi che sei un bastardo? Tu godo che sei nato fuori. Godo! Però il carburante non... Abbiamo carburante a sufficienza per altri 15 giri. Sono al limite. 16 giri. Non sono... E qui mi dice 15. Però uno è completato. Fammi un aggiornamento gara, va. Tanto fammi soffrire. Prima posizione. Russell è dietro di te. Il distacco da quella dietro è 1,2 secondi. Monta gomme morbide e nuove. La finestra del pit stop si aprirà fra 5 giri. Rimangono ancora 15 giri. Sto godendo, cazzo, sto godendo. Race lead. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Troppo stretto e poi finisco fuori. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Tenere lontano DRS, perché col carico che ho sposto tantissima aria, quello lì dietro il DRS mi viene risucchiato proprio con una velocità importante.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. È vero, giro 7, giro 7. Cioè, no, ci voglio andare proprio preciso, proprio giro 7. Perché sono in testa. Però con l'alto carico la macchina è precisa. No, qui ho sbagliato. Coglione, stupido, scemo. No, l'avvertimento non posso. Dove cazzo guardo? Ma dove cazzo guardo? No, non ci sta, non sto guidando più bene, dai. Le gomme non tengono più, devo andare a cambiare. Se invece è un'auto che deve stare ad alto carico, questa, come abbiamo visto la prima gara in Bahrain. Dentro, via, 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 via. Rientra anche lui. Sainz va. Quindi devo fare un giro. Era più di 3 secondi, quindi non penso. Se non fanno una cazzata qua. Bravissimi, velocissimo. È stata più veloce di quanto previsto. Però finirò nel traffico forse. Di qualcuno. Mannaggia. No, no.
Ok, evita perfetto. La linea bianca all'uscita dai box. Solo fare un giro abbastanza veloce per evitare che Sainz non stia davanti ai box. Le gomme sono calde? No. Però le sue sono molto consumate, eh. Spaldati, pezzo di... No! Mai fare sta cosa. Alcune informazioni su Sainz, si sta ritirando dalla gara. Oh, allora sono in testa. Bandiera gialla. Yuri nei box. La pista è libera, bandiera verde. Via, mi piace, sto guidando bene. Secondi su Russell, sto allungando, cazzo. No, 2-8. 6 giri. No. Mi piacerebbe tanto fare giro veloce così bottino pieno. Non ci riesco. L'unico è fare un taglio a qualche punto della pista. Allora lascio caricare la batteria, poi ci provo.
Proviamo adesso. No. Non ci provo. No. Prima zona è qua. Ecco, bravo. Non posso, mi danno i secondi, mi danno i secondi, sti maiali. Dovrei... Vedi. Adesso vado avanti così. Cazzo, se ci riesco così, sennò va a far più. Sì! Non ci credevo più, non ci speravo più. Che non ho messo neanche un settore veloce alla fine, però è risultato quel taglio là che ho fatto alla fine. Così posso mettere bottino pieno nel titolo. Sono 25 punti della gara. 1 del giro veloce, 8 dello sprint. Abbiamo sufficienza per altri 4 giri.
resta abbastanza carburante per un solo giro. È un giro manco. Ah no, è sempre stata ferma lì su più 06. Sei all'ultimo giro. Bella gara, mi è piaciuto. Si è avvicinato, però ho mollato io. Sì! Bottino pieno! Fantastico, hai vinto il Gran Premio. Gara terminata qui a Imola. Sono riusciti a portarsi a casa questo Gran Premio con grande mestiere. Parliamo di questa vittoria. Cosa ha fatto la differenza? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto. Bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi, riuscire a tenere un buon tempo sul giro, senza sforzare troppo le gomme e la vettura, si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. I primi tre classificati si avvicinano al podio e non nascondono l'emozione. Oggi hanno raccolto i risultati del loro duro lavoro. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il tristo mietitore conquista la vetta della classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te?